C'era una volta la villa Parco della Rimembranza, che continua a esserci, ma per la verità è in uno stato di assoluto degrado. Forse non fa più notizia, ma non è bello, non è giusto vedere quella vasca che una volta era azzurra, piena di pesci, adesso la troviamo assolutamente piena di bottiglie. Guardate, una situazione, ci hanno chiamato tante persone, anche giovani, e questo siamo qua proprio per dare questa testimonianza. Anche ragazzi ci hanno chiamato: guardate, venite qua alla villa perché è veramente in uno stato di totale abbandono. Qua il sabato si svolge il mercatino del contadino, ma guardate, anche ci sono i recipienti completamente pieni di bottiglie, quindi qualcuno riesce a capire che queste bottiglie vanno lì dentro, ma poi quando si riempiono o nessuno li prende, cosa c'è da dire? O vedere per esempio i bagni, questi sono bagni pubblici che sono stati collocati qualche anno fa dalle amministrazioni comunali, ma li troviamo chiusi, mentre c'è una richiesta di persone, di anziani che vorrebbero utilizzarli. Ecco, le erbacce che si vedono, ci rendiamo conto che in questo momento tutto è difficile a Castelvetrano, però non possiamo continuare a parlare sempre che le cose non vanno, le cose non vanno. Chi di competenza deve fare qualcosa per migliorare questa nostra Castelvetrano che sta andando veramente a pezzi. Dal Parco della Rimembranza d'Elio Nelicato parliamone e continuiamo sempre a parlare di queste cose. Il nostro slogan è pronto, proprio parliamone.